Nell'ultima puntata di Portobello è successo un piccolo inconveniente. Ieri sera su Rai 1 è andato in onda l'ultimo appuntamento di Portobello con Antonella Clerici. Gli ospiti della serata sono stati l'attore Beppe Fiorello e Nanki Brilli. Nonostante la tragedia accaduta ad Ancona, la conduttrice ha deciso di andare lo stesso in onda, ma con toni più pacati. Un gran finale quello di Portobello, che è stato apprezzato dal pubblico. Portobello. Carlotta Mantovan passa in onda una finta chiamata di aiuto. Ma durante l'ultima puntata di Portobello, Antonella Clerici ha ricevuto una telefonata a sorpresa in diretta. Nel dettaglio, alla donna è stata fatta una vera e propria proposta di matrimonio. In un primo momento la chiamata era indirizzata per aiutare i ragazzi con la sindrome di Down nella gestione della locanda dei girasoli. Ad annunciare la telefonata è stata Carlotta Mantovan, che gestisce il centralone di Portobello. Facendo finta che si trattasse di una chiamata d'aiuto, la vedova di Fabrizio Frizzi l'ha passata ad Antonella Clerici. Appena la telefonata viene passata in diretta, l'uomo ha gridato questa frase: due punti. Vuoi sposarmi? Portobello? La Clerici riceve una proposta di matrimonio in diretta. In realtà si è trattato di uno scherzo organizzato dal disturbatore Michele Caruso, che spesso infastidisce il programma condotto da Federica Sciarelli. Chi l'ha visto? La conduttrice di Portobello. Però, con tono pacato, ha ricordato all'uomo che a casa c'è Vittorio Garrone che l'aspetta.